Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. In primo piano ovviamente la discussione della manovra di bilancio in aula con tensione altissima e soprattutto tantissimi emendamenti presentati dalle opposizioni, circa 1000. Il dibattito è stato una vera e propria maratona. Un bilancio regionale che vale circa 12 miliardi di euro, di cui oltre 7,5 miliardi di fondo sanitario e 2,3 miliardi di programmazione europea, è il valore della manovra economica della Toscana al centro di una vera e propria maratona per l'approvazione in Consiglio regionale. La discussione, che ha riguardato bilancio di previsione 2023-2025, legge di stabilità e nota di aggiornamento al documento Economia e Finanza regionale, è stata caratterizzata da un lungo dibattito ad altissima tensione in cui le opposizioni hanno presentato un corposo pacchetto di emendamenti alla manovra, circa 1000. Ho fatto una scelta, quella di non contingentare l'ordine dei lavori, l'ho fatta proprio perché volevo dare a tutti la possibilità di discutere, di confrontarsi su un bilancio strategico. È il primo bilancio in cui cofinanziamo i nuovi fondi strutturali e ci mettiamo più di 100 milioni di euro di spesa corrente per cofinanziare tutto questo. È un bilancio in cui riusciamo, come dire, a ridare spinta, dinamicità anche alla nostra sanità, anche grazie a questa formula del payback sugli elettromedicali. Insomma, è giusto che ci sia un approfondimento, è giusto che le colleghe e i colleghi facciano la propria parte. Un bilancio che tiene conto della situazione di estrema incertezza nella quale si trova la nostra regione, come del resto il nostro paese, tutto il panorama internazionale, sia per le vicende che riguardano la politica internazionale sia per il caro energia. Una situazione quindi complessa che però ha spinto la Regione Toscana a voler approvare nei termini la manovra di bilancio, e questo a legislazione vigente, quando ancora non è stata approvata la manovra finanziaria a livello statale. Una scelta che si è voluto fare proprio per evitare l'esercizio provvisorio e quindi l'impossibilità da parte della Regione di dare alcune puntuali risposte a interventi di cui il territorio regionale ha assoluta necessità proprio a partire dal 1 gennaio del 2023. Come sempre i bilanci arrivano e dopo 4 ore si pretende che i consiglieri li votino senza conoscere nei contenuti. Quando ne abbiamo visti i contenuti abbiamo visto una serie di spot fini a se stessi, investimenti che è difficile anche giudicare se sono giusti o sbagliati. Faccio un esempio: se si destina 1 milione di euro al rifacimento di un cinema e si specifica il cinema del comune X, chiunque di noi dovrebbe avere il tempo tecnico di confrontarsi con i nostri referenti sul territorio, con i consiglieri comunali e capire se quello stanziamento ha un senso oppure se sarebbe meglio destinarlo al cinema Y. Una regione non deve fare questo. Una regione deve pensare a stanziare dei fondi per i cinema in generale. Poi saranno i singoli comuni che si candideranno, che si proporranno per ristrutturare i propri cinema. Se si fanno interventi spot diventa difficile giudicare se sono fatti bene o male. E la Giunta Giani ormai ci ha abituato a questo tipo di ragionamento. La manovra di bilancio di fine anno della Regione Toscana è come un regalo di Natale riciclato. In sostanza la parola d'ordine è proroga, cioè si prende quello che non si è fatto negli anni precedenti e si ripropone. Certamente è un bilancio che non ha una completezza, perché la parte fondamentale, che è il bilancio della sanità, lo vedremo alla fine di aprile, e quindi lì capiremo se veramente la Giunta regionale metterà le mani nelle tasche dei toscani per aumentare magari qualche tassa, come si è detto, l'IRPEF per esempio. Questo è un bilancio, va detto in maniera estremamente chiara, che se fosse un'azienda privata decreterebbe il fallimento dell'azienda, e noi decretiamo il fallimento politico della Giunta Giani, del centro-sinistra, il fallimento di un bilancio che è retto soltanto grazie ad un elemento, il payback. Pensate che il tetto di spesa della Regione Toscana dal 2015 al 2018
ha superato la soglia consentita dal governo di oltre 850 milioni di euro e le aziende con il payback la regione gli chiede entro 30 giorni di rendere 490 milioni di euro. È questo il bilancio della regione toscana. Dentro il bilancio non c'è una linea di indirizzo programmatica che guarda la Toscana del futuro, che sostiene le nostre imprese, che sostiene le famiglie. Il Presidente del Consiglio, che è assessore anche al bilancio, e gli altri assessori hanno mancato di farci avere tutta la spiegazione politica di come era stata impostato questo documento di finanza. Hanno lasciato i funzionari a spiegarci degli aspetti tecnici. Se poi andiamo a guardare i contenuti, tralasciando il metodo, andiamo a vedere che si tratta di una riproposizione di vecchi progetti che si trascinano da anni e che vengono spostati di anno in anno, con l'aggiunta dei bollini colorati, dei goals dell'agenda 2030 dell'Unione Europea, come a fare una sorta di maquillage per far vedere che in realtà seguiamo quelle che sono le indicazioni dell'Unione Europea. Ad una lettura appena più attenta si vede in realtà che la Regione Toscana ancora naviga a vista su quasi tutti i fronti. Una manovra di bilancio importante, un consolidato rapporto di fiducia fra Italia Viva e Partito Democratico è sicuramente un elemento positivo, bisogna fare ancora meglio, si può migliorare. Una battaglia che sto seguendo in prima persona, quella di incrementare le risorse a favore delle famiglie con disabili. Bisogna trovare in ogni modo 2 milioni di euro per dare una risposta importante alle famiglie che hanno un minore disabile. Nel contempo una battaglia vinta da Italia Viva, quella di arrivare in bilancio senza nessun aumento di tasse. Non viene aumentata l'addizionale IRPEF, non viene aumentato il bollo auto. È una battaglia che noi abbiamo portato avanti anche a cospetto dei nostri alleati che ci hanno dato ragione, abbiamo dimostrato che le risorse per la sanità c'erano, per il sociale ci possono essere, ci sono per lo sviluppo economico le infrastrutture. Personalmente ho ritenuto opportuno, in una fase anche di particolare criticità, tenuto conto anche delle difficoltà degli stessi comuni, di molti comuni, di arrivare anche a completare alcune opere importanti legate al PNRR, oggi c'è bisogno di dare un segnale concreto. Ecco perché tra le migliaia di emendamenti dei miei colleghi ho preferito focalizzarmi su tre situazioni che ritengo importanti. La prima è sicuramente quella di dare sostegno ai comuni, a quei comuni intermedi fino a 20.000 abitanti che oggi allo stesso modo dei piccoli comuni necessitano di un sostegno approfondito sul fronte degli investimenti. Dall'altro ripropongo un tema che ho sostenuto già con forza, che sono i 9 milioni derivanti dall'aumento sostanzialmente del bollo auto che io insisto vengano poi destinati all'efficientamento delle imprese. In Consiglio regionale spazio anche all'innovazione per quanto riguarda le aziende con i progetti più all'avanguardia. In quest'ottica sono arrivati i riconoscimenti del Premio Innovazione Toscana in Palazzo del Pegaso. Un gas speciale da immettere all'interno delle centrifughe dei frantoi per migliorare la conservabilità degli oli extravergini di oliva, un impianto mobile per il recupero delle acque dai rifiuti e un robot per ispezionare in modo automatico il sottocassa dei treni e programmare interventi di manutenzione in modo anticipato sono alcuni dei progetti aziendali che in Palazzo del Pegaso hanno ottenuto un riconoscimento nelle varie categorie del Premio Innovazione Toscana promosso dal Consiglio regionale Confindustria e organizzato da Digital Innovation Hub. Il ruolo di Digital Innovation Hub è comunque un ruolo istituzionale, quello appunto di diffondere la formazione, la cultura della digitalizzazione e innovazione anche all'interno dell'azienda e all'interno del territorio ovviamente. Noi siamo in Toscana, possiamo divulgare sulle varie province della Toscana, quindi portare sulle territoriali ovviamente questo tipo di formazione per poi anche fare in modo che questi premi vengano conosciuti all'imprenditore che può prendere atto e può insieme creare qualcosa. Abbiamo molto lavorato in queste ultime settimane per verificare e valutare i premi che sono stati selezionati, che hanno partecipato a questo importante riconoscimento, e devo dire che è molto bello vedere quanto dinamismo e quanta voglia di innovazione c'è nella nostra regione, quindi è stata un'esperienza per noi sicuramente molto nutriente e anche piena di speranza e di prospettiva, perché sappiamo che sui temi dell'innovazione si gioca lo sviluppo e si gioca il futuro della nostra regione. Far aggiungere al Premio Innovazione Toscana questa quinta edizione dei numeri entusiasmanti, con i quali abbiamo portato alla luce oltre 270 progetti in 5 edizioni, abbiamo premiato 45 imprese e start-up innovative, abbiamo coinvolto all'interno di 5 commissioni
di elevato livello che hanno giudicato i progetti, oltre 30 giudici tra Accademia e Industria. Un'edizione davvero entusiasmante che ha portato alla luce progetti di estrema qualità e soprattutto di importanza per il futuro, che è un futuro incerto in questo momento, e progetti che vedono al loro interno tematiche straordinarie come l'innovazione, la digitalizzazione, la tecnologia e soprattutto la transizione ecologica ed energetica, che quindi rendono l'idea di quanto la Toscana sia capace di essere terra di innovazione, dove l'innovazione davvero può attecchire e crescere e svilupparsi. In Consiglio regionale spazio anche alle scuole di musica, con i dati e i numeri che certificano proprio l'andamento del settore per quanto riguarda l'istruzione musicale, ma le stesse scuole di musica chiedono maggiore attenzione da parte del governo e lo fanno sollecitando anche le regioni. Vediamo. Sono 500 le scuole di musica in Toscana, 65.000 gli allievi iscritti, di cui 4.000 stranieri e 6.800 gli insegnanti impiegati. I dati che arrivano dal rapporto presentato in Consiglio regionale mostrano che nella regione il numero medio di allievi iscritti per ciascuna scuola di musica è pari a 130, superiore alla media nazionale, anche se nel periodo pre-Covid si registrava un numero maggiore di iscritti, mediamente un 18% di allievi in più. Le scuole di musica hanno chiesto maggiori attenzioni, evidenziando che i contributi pubblici arrivano solo da regioni e comuni. Buona parte del lavoro e del tipo di formazione nel campo della cultura, anche nel settore musicale, c'è stata una chiusura totale. Quindi ripartire è sempre estremamente difficile per tutti, ma in modo particolare per chi si trova ad avere un ruolo che è molto importante dal punto di vista proprio della promozione della persona e anche della formazione, ma che non è recepito e non è vissuto a livello generale, molto generale ma anche un po' particolare, come essenziale. I contributi pubblici, quando ci sono e ci sono, vengono dalla parte delle regioni e soprattutto da parte dei comuni. Il resto del finanziamento è tutto addosso alle famiglie. L'unica cosa che siamo riusciti ad avere con l'ex ministro Bianchi è che nei bandi il terzo settore possa essere considerato come un fattore positivo rispetto all'articolazione dei progetti. Quello che noi vogliamo è che ci sia un albo regionale in cui le scuole, non parlo di accreditamento, ma di riconoscimento, dove noi mettiamo alcuni paletti di qualità, inclusività, apertura a disabilità, a una pedagogia inclusiva, al fatto della musica d'insieme, cioè alcuni paletti che ci distinguono da scuole che fanno solo il corso per avere qualche allievo in più. È davvero tutto, la puntata della Voce del Consiglio termina qui, l'appuntamento ovviamente è sempre su RTV 38 per la prossima settimana, intanto potete sempre restare aggiornati tramite i nostri social network e la nostra informazione su tutte le attività portate avanti anche dal Consiglio regionale. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento, arrivederci.